Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. Sia per motivi che mi hanno tenuto lontano dal mondo dei videogiochi per un po', sia per mia scelta personale, mi sono ritrovato a non conoscere praticamente nulla della versione 1.17. Ma invece di leggere i changelog e spoilerarmi ogni cosa, ho deciso di creare un mondo dove scoprire direttamente sul campo tutto quello che c'era da sapere sui blocchi aggiunti e le loro meccaniche. Non ho imparato granché. Non sai proprio nulla. Però, grazie alla mia ignoranza, mi sono divertito un sacco a trovare degli utilizzi, come dire, alternativi. Ora vi mostro quello che ho combinato. Partiamo con le Big Drip Leaf, delle grosse foglie con una caratteristica davvero interessante. Si piegano sotto il nostro peso, facendoci sprofondare, un po' come avviene con la Powder Snow se ci si cammina sopra senza scarponi di pelle. Ma dopo qualche secondo, le Big Drip Leaf torneranno nella posizione iniziale, e se la pianta è alta un solo blocco, ci ritroveremo distesi. Questo ci dà l'opportunità di utilizzarle come zone erbose in cui mimetizzarci e sparire dalla vista dei mob nemici. Potremo anche sfruttare questo sistema e integrarlo con un passaggio segreto, magari l'entrata di una base sotterranea, da cui entrare e uscire senza dare nell'occhio. Questa invece è un'idea che si può utilizzare nelle custom map in Adventure. Possiamo usarle per fare dei passaggi a senso unico, dato che in Adventure non potremo romperle, e l'unico modo per farle abbassare è salendoci sopra. Oppure si potrebbe fare una sorta di sfida a tempo, in cui tornare indietro prima che la foglia sia risalita. Da un punto di vista prettamente estetico, le trovo adatte per creare degli archi naturali, magari insieme ad alberelli o foglie di azalea fiorita, da usare come entrata di un bel giardinetto. Defense, ovviamente. E potete anche usarle per il limbo. Come sapete, il colore dell'erba e della chioma degli alberi cambia colore in base al bioma in cui si trovano, generando effetti talvolta anche piuttosto bizzarri. Se amate il fascino inospitale del deserto e vorreste creare l'oasi dei vostri sogni tra le dune, allora potreste creare un bel manto erboso con il nuovo blocco di moss, oppure con le azalee, per dare anche un tocco floreale. Ma perché non spingersi ancora un pochino oltre nella costruzione dell'oasi ideale e creare delle palme utilizzando la pointed dripstone? In realtà sono stalattiti e stalagmiti, ma credo che con una buona dose di immaginazione possano sembrare il tronco di una palma, magari non bellissimo. A proposito di parafulmini, mi sono divertito molto a usarli in ogni modo possibile, da supporti per candele a orologi a pendolo, da spade giganti alla Final Fantasy conficcate nella roccia a spade laser di Star Wars, fino ad arrivare a braccia per spaventapasseri, ponti di corda sospesi nel vuoto e addirittura mine navali per farmare glow squid con stile. Ma i parafulmini possono tornarci utili anche come recinzioni. Attenzione però, perché facendo in questo modo la maggior parte dei mob riusciranno a passare e noi non vogliamo assolutamente che passino. Però possiamo usare questo semplice stratagemma, alternare Lightning Rod e Fence. Noi potremo attraversarle, mentre la maggior parte dei mob no. Se invece siete alla ricerca di una palizzata un po' particolare, con un design più primitivo, potete provare ad utilizzare la Pointed Dripstone insieme ai campfire spenti. Il giocatore potrà passare tra le fessure, anche se solo in alcune, mentre i mob resteranno bloccati dal loro lato. Tra i nuovi blocchi c'è l'ardesia, deep slate in inglese, che ha questo colore grigio scuro particolarmente bello per i miei gusti. Le deep slate tiles potrebbero sembrare tegole, per questo credo possano rivelarsi uno splendido tetto. Si potrebbe anche creare un camino magico dall'aria un po' oscura, mentre se più che il fantasy vi attira l'architettura moderna, potete usare l'ardesia come materiale per costruire dei lampioni. Non mi sono certo dimenticato dell'ametista. Ho infatti provato a usarlo insieme al portale del Nether, riprendendo il colore violaceo del portale e delle sue particelle. Guardandolo sarei sicuramente spinto ad entrarci, immaginando possa essere un passaggio verso una dimensione mistica, magari con alberi fatti così,
e ricca di preziosi tesori. Ma quando poi, una volta attraversato, mi ritrovo all'inferno, beh, credo che ci resterei un pochino male. Pazienza, mi accontenterò di potermi sedere sul mio trono luccicante. Uè, ma le candele? Come le hai utilizzate? Sono candele, Gianna Sdrubale, come vuoi che le abbia utilizzate? Come Elsa della Katana, come ketchup e maionese e come prodotti per il bagno. Ovvio, no? Queste sono alcune delle idee che mi sono venute in mente sperimentando con i nuovi blocchi di Minecraft 1.17. Non so se abbiano senso o meno, ma sinceramente mi sono divertito molto. E se avete trovato almeno una cosa che vi è piaciuta o vi ha dato qualche spunto interessante, ne sarò davvero felice. Fatemi sapere nei commenti se avete una creazione preferita tra quelle che vi ho mostrato e naturalmente, se avete delle idee da propormi, mi piacerebbe molto realizzarle e imparare sulla mia pelle sempre di più riguardo la 1.17. Spero tantissimo che il video vi sia piaciuto, grazie a tutti per averlo guardato fino alla fine, vi auguro infinita felicità e alla prossima cari amici!